Il mondo dell'artista veneziano Tobia Ravà è un mondo fatto da lettere e da numeri e di materiali diversi, tra cui il ferro. Ed è qui che si crea il legame con Vienno, il paese dei Magli. Ed è qui che nasce la mostra Memorie d'Infinito dell'artista Tobia Ravà, che espone le proprie opere fino al 27 giugno presso la Casa degli Artisti. Io parto da un percorso che si chiama Gematria, che in realtà parte dal valore numerico delle lettere ebraiche. Ogni lettera è un numero, per cui ogni parola è un numero. E costruisco architetture, animali, pensieri, concetti, attraverso un percorso numerico, ma anche letterario. E qui potete vedere lavori di diverso materiale, che vanno dai rasi a sublimazione, è un processo termico per cui le polveri nascono e vengono assorbite dal tessuto a 170 gradi sotto vuoto. Oppure è un processo di fusione di bronzi a cera persa, in cui appunto io lavoro come veniva fatto nei tempi antichi. Poi ci sono lavori a catalizzazione, per cui la luce UV praticamente prende il colore sull'alluminio specchiante e si hanno degli effetti diversi. La cultura non si è mai fermata, però questo è un piccolo segno di ripartenza. Sì, finalmente abbiamo aperto le porte a questa fantastica mostra di Tobia Ravà, cercando di ripartire con tanta energia ritrovata. In questa occasione portiamo un artista importante che si occupa di segni nella Valle dei Segni, dove si rinnova il dialogo che si era instaurato secoli fa tra Venezia e il borgo di Vienno. Questa Casa degli Artisti rimane un punto di riferimento e di passaggio anche per tanti artisti nazionali ed internazionali. Sì, si è creata una comunità che a sua volta porta qua altri artisti, quindi il nome di Vienno, della Valle Camonica, qui ha un punto non solo di aggregazione ma anche di conoscenza verso l'esterno, e questo ci fa molto piacere perché appunto sta alla base del progetto del Borgo degli Artisti.